Sì. Ciao Daria. Ciao Selvaggia, finalmente. Aspetta, che alzo un po' il volume. Siamo le ultime, anzi, io sono l'ultima eh, eh, arrivata. Hai fatto... mi, sembra, mi sembra ieri che eravamo lì e dicevamo allora facciamo questo tour con tanti sapori diversi, eh? era ieri e siamo arrivati all'ultimo incontro. Eh, vabbè. Come sono andati gli altri? Sono stati belli? Bene, bene, bene. No, è, stato, è stato bellissimo. Guarda, lo, lo scrivevo prima su un po' dappertutto, che io non mi aspettavo che questo romanzo piacesse così tanto, perché. È vero che forse è il più spiritoso dei miei romanzi, però è anche il più difficile perché ci sono tante voci narranti, poi c'è la storia eh, di Münter Kandinsky, ma c'è anche il carcere, cioè io ci ho lavorato veramente tanto, è stato difficile da scrivere e anche da leggere, secondo me non è dei più semplici, invece è piaciuto molto, insomma, sono, sono, sono felice. Bene, bene, sono felice, è un bel modo per iniziare. Eh sì. allora, Daria eh, Tra l'altro oggi sono molto felice anche io, non so perché sono così di buon umore, non capita. Molto perché che mi vuoi perché... bene? Forse eh, è questo, non, non so perché. Però allora, eh, Daria eccolo qua, il libro eh, ce l'ho, io l'ho letto, sai, sono stata, insomma, anche forse... Cioè, non... l'hai letto per, tra le prime tu. Esatto, fra le prime. Allora, la protagonista di questo libro è eh, Galla. Eh, Galla è stata lasciata, io direi, con una freddezza, freddezza un po' brutale dal, dal marito. È annichilita letteralmente dal, dal dolore e, e va da una, da una psicologa. Lì incontra insomma, dei personaggi che, diciamoci la verità, con lei non ci azzeccano proprio niente. Eh, quindi una, una è una giovane ragazza che si chiama Bianca, l'altra è un po', un, possiamo dire, un latin lover di nome Nicola, molto spiritoso, in realtà divertente, anche da raccontare, da, da scrivere e da descrivere, immagino, no? Però, naturalmente, come ci siamo già dette, come tu dici spesso, ognuno, ogni lettore, ciascun lettore, trova in un libro quel che cerca, forse. E io che sono passata attraverso traversie e lutti, diciamo così, sentimentali, come prima cosa vorrei dire di questo libro, che ehm, in qualche modo è eh, un libro in cui, eh, se tu hai vissuto determinate cose, non dici: Ma sì, guarda, io questa cosa l'ho vissuta, tu dici: Io lì, cioè, io qui ci sono stata. Cioè, è proprio. Un posto che, eh, che riconosci, perché riconosci eh, gli odori, le ah. atmosfere, eh, proprio, proprio il sapore, cioè c'è cioè proprio una sorta di riconoscimento, di, di identificazione. Eh, quindi il luogo in cui si trova Galla, appunto, io, io lo conosco ed è eh, un luogo di, di dolore fermo, di dolore immobile, stagnante, quello proprio in cui tu... Cioè, non puoi fare niente. Sei, sei ferma, sei, sei immobile, fissi un punto e speri che si muova il punto sostanzialmente. Perché tu tanto non puoi fare niente. Quindi speri in un miracolo. E, e, e sappiamo, noi, io insomma che, che ho sofferto in amore, che in realtà il miracolo non c'è mai, nel senso che l'unico miracolo lo fa il tempo. Quindi. Partiamo da qua, non lo fa certo la volontà, ecco Daria. Questo posso garantirtelo, anche se l'hai scritto non sapendolo, mettiamo caso: la volontà proprio non c'entra niente. Io mi sono sforzata tantissimo. Eh, allora galla fissa questa, questa pianta che è, una, che è una magnolia, mi sembra di ricordare, vero? La fissa intensamente durante questa fase di immobilità e di, di dolore fisso e fermo. E io fissavo la finestra della cucina eh, all'epoca, insomma più o meno quello l'equivalente, finché non appare improvvisamente nella sua vita, nel suo dolore, una voce. Eh, non è un fenomeno di possessione, eh, ma anche se in un certo senso qualcosa potrebbe, un po potrebbe, ma non demoniaca. Ecco quindi, Daria, comincierei col chiederti di chi è questa voce, perché naturalmente chi non l'ha letto sarà interessato a capirlo, ma soprattutto perché eh, quest questa scelta narrativa, cioè sarebbe stato più semplice forse inserire un'amica, un personaggio in carne ed ossa, mentre la voce è un personaggio più, più difficile anche da inserire in un romanzo. Allora, intanto lasciami dire che io non vedevo l'ora di parlare di questo libro con te, perché eh, allora, tu sai che io sono piuttosto discreta, anche tu in fondo lo sei, quindi in realtà noi non sappiamo niente dei fatti nostri, tu di questo libro non sapevi niente ed è successo che io te l'ho dato, eh, non mi ricordo se subito prima o subito dopo che tu hai parlato. Di quella tua eh, dolorosissima esperienza di, eh, di abbandono, di amore tossico, di amore che fa stare male. Quindi in realtà io e te non ne abbiamo mai parlato veramente e, e quindi questo è il luogo in cui, è il momento in cui lo facciamo e e insomma, ed è una cosa che mi interessa moltissimo, perché le parole che tu hai usato quando hai raccontato in pubblico, all'assedio, di che cos'è un amore tossico, un amore che si fa soffrire, ovviamente mi hanno colpito moltissimo, e non solo a me, ma a tante persone, anche perché io sapevo che nel mio romanzo c'era una donna che soffriva eh, moltissimo, come tu hai, hai appena raccontato. E, allora, questo, questa voce, eh, sai. Allora, adesso cerco di dire delle cose senza spoilerare, <ride> perché la voce potrebbe essere tante cose: potrebbe essere una voce immaginaria, potrebbe essere una voce eh, che ha a che fare con la terapia psicanalitica che sta facendo Galla. Quello che noi sappiamo è che eh, Galla ha una visione di quello che è successo, quindi. Questo abbandono improvviso e per lei inspiegabile da parte del marito dopo vent'anni che la lascia senza spiegazioni in una maniera molto brusca, brutale, hai detto tu ed è vero, e, ehm, e quindi lei è, come hai detto, annichilita da questa sua decisione che non si aspettava, che non avrebbe mai immaginato, e, eh, e quindi. Cioè, eh, sì. Eh, sì. <ride> Quindi, allora, la voce potrebbe anche... Allora, Galla si dà tutte le colpe di quello che succede. Questa è una cosa che a volte fanno le vittime. Le vittime di violenza, le vittime di traumi in generale. Una reazione è quella di è colpa mia, è stata colpa mia, è tutta colpa mia. Ed è una fase che può durare molto a lungo e, e che se non si riesce a superare può... Mh, Può dare molti problemi. Galla va da una psicanalista che Anna Delfante, la quale le dice, guardi che è solo una fase, lei ha subito un trauma, adesso è, è, è il momento del senso di colpa, vedrà che poi arriveranno la rabbia, poi il perdono, però Galla eh, intanto è in mezzo a questa, eh, a questa palude di sensi di colpa. Allora, io volevo che a scuoterla, a inserirsi in questo suo dolore fermo, cristallino, immobilizzante fosse una voce assoluta e ho pensato che una donna che aveva vissuto la stessa esperienza, ma cent'anni prima, fosse finalmente abbastanza libera per parlarne nel modo più scorretto possibile, no? Perché alla fine. Si cerca sempre di spiegare, capire, eh, psicanalizzare, ma è bello quando esce il corpo, quando esce anche proprio la, la violenza dalle emozioni che viviamo e, e, e sono emozioni dolorose quando finisce un amore e soprattutto le modalità della fine dell'amore sono brutali. Quindi ho pensato, allora io mi sono imbattuta in Gabriele Münter casualmente. Ho visto come parla una sua mostra alla Limba House di Monaco e sono rimasta impietrita sia dalle sue opere che dalle coincidenze. Del rapporto di Gabriele Münter con Kandinsky e quella della mia galla, perché io stavo già scrivendo di galla, yeah, mio certo. marito, lei faceva la modella, lui il fotografo, quindi ci sono tante cose che io so di questa storia e non ho scritto. Per me è sempre così, cioè io so tante cose dei personaggi, ne scrivo soltanto alcune, le altre si sentono, non è che c'è bisogno di dire tutto, no? Quindi, anche se questa non è una cosa spiegata o raccontata, io immagino che. Galla e Doug che si conoscono quando lei è una modella famosa negli anni 90, lui invece è un fotografo strapelato americano che arriva uh, appunto dagli Stati Uniti e, e, e chiedono a Galla di fargli il favore di fare un book gratis per, per lui, loro si innamorano, si mettono insieme e immagino che in, nei loro vent'anni insieme... Eh, il loro sia stato oltre che un grande amore un, un rapporto anche di grande scambio professionale e quindi quando Doug la lascia in maniera del tutto inaspettata per lei tra l'altro dopo dei, su, dei problemi di galla un aborto eh, e quindi in un momento di grandissima fragilità di questa donna immagino che proprio il dolore sia insopportabile e quando ho incontrato la storia di Gabriele Münter e di Kandinsky ho trovato delle analogie incredibili perché è proprio la, la, la prima complice di Kandinsky oltre a essere un'autrice eccezionale ma è stata proprio la donna che lo ha aiutato in ogni modo l'ho anche mantenuto proprio molto, molto praticamente era un'ereditiera lui in, all'inizio, sai, i pittori, figurati, prima di guadagnare ci vogliono 20, 30 anni, 50, se succederà mai. Quindi lo è, lei ha comprato questa casa a Murna o dove sono andati a vivere, ha finanziato i loro viaggi e poi era un'artista molto sofisticata. Quindi il loro è stato uno scambio molto importante e quindi ho pensato che. Gabriele Münter, la voce, questo fantasma che arriva dall'iperuranio, sarebbe stata libera di dire le peggio cose del marito di Galla e addirittura dire cose da, da femminista radicale estrema, tipo il divorzio potrebbero deciderlo solo le donne, come l'aborto: come l'aborto. che dopo vent'anni insieme un uomo decide di divorziare e <ride> solo sì. la donna che può deciderlo, cioè, chiaramente, dice delle cose abbastanza. Difficili da sostenere, ma le dice ed è libera di dirlo perché lei questo abbandono, questo dolore lo ha vissuto cento anni fa. Senti, Daria, che, che valore dai a queste coincidenze? Ci pensavo adesso mentre parlavi, no? Nel, mentre tu stai scrivendo un libro, un romanzo, sei a Monaco, sei andata a trovare un'amica, cos'era febbraio. Insomma, sei, era, sei amore, mai... era il 3 febbraio so la data perché ero andata a presentare l'Amore che ti meriti, la versione tedesca dell'amore ah, che eh, ti meriti dell'Istituto eh, Italiano eh, di Cultura, quindi era il 3 febbraio. febbraio, febbraio, febbraio. Un'amica, hai detto che era un giorno in cui, tra l'altro, eri di cattivo umore, ho letto. Sì. Ho dato eh, sei, sfogo il al giorni... tavolo della colazione, ecco. Eh, cioè, eh, quei giorni in cui io me la prendo con qualcuno e tu vai a una mostra, di solito. <ride> <ride> Ognuno ha le sue valvole di sfogo. E eh, certo, infatti. <ride> e quindi. Ehm... Ecco, ti imbatti in questa storia che, come raccontavi, no? somiglia molto alla storia della protagonista di cui stai scrivendo. Che, che, valore, va, che valore dai a queste, queste coincidenze? Perché sono capitate anche a me nella vita e, soprattutto, eh, proprio quando stavo vivendo un dolore. Non so se noi in qualche modo cerchiamo qualcosa in cui eh, riconoscerci o diciamo, ci immedesimiamo così tanto no? nel lavoro che stiamo facendo di scrittura, eccetera. Che forse le cerchiamo, abbiamo dei radar particolari, però ecco, le, le hai dato un valore ti è sembrata una, una coincidenza particolarmente bella, fortunata, gli hai Guarda, dato un valore particolare? Eh? Questo è un tema bellissimo. Eh, quando scrivi un romanzo, le coincidenze sono infinite. Dall'inizio alla fine e ci sono dei dettagli che tu poi riconosci dopo. Anni a libro finito, a libro pubblicato, che sono i lettori a riconoscere, mi viene da pensare che, sai, come quando uno ha un'ossessione eh, e pensa sempre a qualcosa è ovvio che nota, eh, è come un rabdomante, come eh. un. Eh, no, nota soprattutto certe cose, quindi alla fine quelle coincidenze non sono poi delle coincidenze, no? Il re per tentacion, che, che scrive il pezzo Il rimedio per un cuore spezzato, che è anche il titolo del nostro incontro di stasera. E io ho messo nell'esergo del romanzo una, una, una frase della sua canzone che dice: Why am so in love? Io come mai, proprio mentre, mentre stavo scrivendo, mi imbatto in questa tentazione e trovo quella canzone ipnotica che esprime proprio con quella profondità, con quel dolore, ma anche con quell'intensità, quello di cui io stavo parlando, ovvero perché certe persone soffrono così tanto per amore? Quelle persone lì, che problema hanno? Questa <ride> è una domanda che io mi sono fatta hanno una sorta di, di, di timbro forse quando, quando, proprio, proprio quando nascono cioè io sono sempre stata così, eh, era nel mio DNA, cioè io sono nata e già veramente sarei andata a convivere nel, nell'incubatrice del neonato più figo dell'ossetricia. Cioè ero già portata per quello, capisci? Ero già una che si innamorava con grande facilità e che nel momento stesso in cui si innamorava dava in assoluto la priorità all'amore. E quindi nei periodi di innamoramento ero una capra in tutto quello che... Che era eh, esterno e fuori dall'amore. Cioè, ricordo l'ultimo anno del liceo, per esempio, io ero sempre stata studiosissima, bravissima, eh, diligente, eccetera. L'ultimo anno ho avuto la sfiga di innamorarmi perdutamente di uno che chiaramente non mi voleva. E ho fatto una maturità di merda proprio, cioè quindi ho preso un voto abbastanza modesto per che, quelli che erano stati i miei voti. Ma com'è possibile che uno non ti volesse a 18 anni, bella eh, come sei, me lo devi bella, dire. Bella, perché ero, ero, ero già chiaramente una eh, dipendente affettiva e quando un uomo fiuta quella roba lì, se non è l'altra parte diciamo della... Del, del, del meccanismo malato scappa giustamente tra l'altro cioè, legittimamente perché eh, come dicevo quando sono stata da te mia mamma da adolescente mi diceva tu sei come l'edera dove ti attacchi muori e <ride> effettivamente aveva ragione e non solo dove mi attaccavo morivo ma dove mi attaccavo tendevo poi anche a come dire coprire eh, oscurare e, e quel poveraccio che mi si, mi si parava davanti e quando l'altra parte eh, come ti dicevo prima era sana, scappava. Il problema è poi quando ti imbatti nell'altra parte che non è sana. E tu quindi devo fare una domanda solo io, selvaggia, ma sì. dato che appunto hai raccontato hai voluto condividere questa storia, ma secondo te ci si vaccina da questo problema, cioè eh, arriva un momento in cui non so, tocchi il fondo, capisci che sto pensando alla mia frase in esergo, no? Who am so in love? Sto pensando a questi personaggi che soffrono troppo e secondo me, dietro queste loro sofferenze amorose, in realtà hanno dei problemi loro irrisolti legati alla loro famiglia d'origine, eh, c'è altro. Sì, e, sì. e allora mi chiedevo... Eh, visto che tu insomma, hai avuto il coraggio proprio di parlare di un amore tossico e della fine dell'amore tossico e dello smettere di essere vittima di un amore tossico, secondo te ci si vaccina o ti potrebbe succedere no. ancora? No, eh, credo che non ci si vaccini. Ehm... Nel mio caso io ho eh, trovato una persona che non innesca quei meccanismi in me di assoluta dipendenza, sebbene io eh, creda di essere ancora effettivamente eh, dipendente da un uomo, ma... Ehm, come dire, lui non è quella parte dell'ingranaggio che eh, in qualche modo fa scaturire in me le cose peggiori di questi rapporti di dipendenza. Cioè Lorenzo è una persona così, come dicevo da te, eh, risolta, eh, centrata, buona, generosa, che in qualche modo mh, mette in stand-by diciamo quella, quella parte eh, malata, oserei dire no? del mio modo di vivere. I sentimenti. Potrebbe ricapitare nella disgraziata ipotesi in cui io e lui ci lasciassimo prima di conoscerlo. Io ho vissuto un lungo periodo eh, da sola, eh, non perché fossi così tanto cresciuta, eh, maturata, o perché come dice qualcuno, no? stai solo bene con te stesso, certo che stavo bene con me stessa, ma non avevo trovato il compromesso. Cioè, ho preferito non avere nessun tipo di relazione, di flirt, anche di amore un po' medio, alle volte capitano, con gli amori senza troppi sconquassamenti, quelle cose un po' più rilassate, in cui non ti strappi i capelli, però magari ogni tanto vai a fare una vacanza insieme. Ecco, io siccome non sono capace di quelle cose lì, eh, di quel tipo di, di medietà ecco, ho, ho proprio escluso totalmente l'amore dalla mia vita prima di conoscere Lorenzo. Io sono stata un anno prima di conoscere Lorenzo senza neppure andare a scena con un uomo, cioè, senza neanche... quindi non, ho, non avevo effettivamente imparato molto. Avevo imparato a difendermi, a proteggermi, e che è già cioè, qualcosa. È male, però, che è già no? qualcosa. Cioè, e eh... mi sembra tantissimo. Devo dirti, tra l'altro, che Butto l'occhio sui commenti che arrivano e Lorenzo, che è sempre presente, ha, te, scritto, eh? <ride> ha scritto: alla fine è sempre Daria che psicanalizza, selvaggia. <ride> Ma infatti adesso io ti ho risposto perché sono una persona educata, però allora basta. Daria è stato un attimo, anche perché sei, cioè, sei capace solo tu. Io sono andata una volta da, da, dallo psicologo e poi sono uscita e ho detto ah, non ci vado mai più perché questa dà la colpa ai miei genitori, a tutti, io parlo solo con Sono gli unici con cui ho buoni rapporti, la mia famiglia mi fa litigare, pure che la mia famiglia, resto sola. Cioè, praticamente... È, è, è che io ti ascolto, cioè non ho soluzioni, non ho... Io ti ascolto, ti ascolto con una sincera curiosità e un sincero interesse. Quindi, insomma, alla fine, la verità ecco, ho trovato finalmente qualcuno che mi ascolta. Dario, vabbè, senti. Eh, Daria, eh, insomma, la, la voce Gabriele è, è anche un po' a tratti come dicevi tu, no? un po' petulante, un po' cinica, un po', un po dura eh, e soprattutto fornisce poi proprio a Galla un po' di chiavi di lettura che probabilmente lei non, non, non possiede. Eh, secondo te, cos'è che Galla davvero non aveva capito del suo lutto amoroso, della sua storia, di quello che era successo? Ora, io mi sono fatta l'idea di Galla che sia una persona completamente sprovvista di cinismo, che ha forse, allora lei ha due o tre problemi. Uno, eh sì. che non sveliamo, che ha a che fare proprio con la sua nascita, sì. e, e quello so, non è una cosa da poco. Eh, però ne ha un altro, più semplice, più banale, però secondo me importante. Lei da ragazza amava moltissimo disegnare, amava i colori. E voleva fare l'illustratrice invece ha fatto un altro lavoro perché va a un concerto di David Bowie il giorno che compie 18 anni a Milano, lei è di Comacchio che è un piccolo paese perso nelle, nelle valli di Comacchio nel delta del bellissimo, Bo, sì. bellissimo, molto affascinante, va a questo concerto, il sogno della sua vita, David Bowie il suo idolo, va alla prima data italiana di David Bowie in Italia, e lì trova una, una, signora di, una signora che lavora in un'agenzia di modelle e dato che Galla è molto pallida e molto magra, perché ha l'anemia mediterranea, che è una, è una condizione molto diffusa tra l'altro nelle valli di Comacchio, in quegli anni, che sono gli anni 90, questa signora le chiede se vuole fare delle foto e Galla farà la modella del tutto casualmente, una cosa che non, a cui non ha mai pensato in vita sua, lei voleva disegnare, voleva fare tutt'altro, invece lei per dieci anni fa la modella, guadagna anche bene, eh, fa questo lavoro e poi incontra Doug che fa il fotografo, quindi ha un lungo periodo di vita, poi insomma dopo dieci anni smetterà, farà la stylist con Doug, col marito. Allora, Galla lascia indietro qualcosa di sé. Perché la sua passione per il disegno, per il colore, una cosa sua, sua profonda, lei la lascia indietro. Quindi mi sono fatta l'idea che Galla, che ha quel problema che scopriremo con il senso di colpa, la sua famiglia d'origine, un grosso problema, non si è aiutata. Perché eh, tutti abbiamo dei problemi, però tutti cerchiamo anche di. In qualche modo governare le nostre vite per tenerle in piedi, per nutrirle, per trasformarle. Lei, invece, che ha quel problema, che si scoprirà strada facendo. Non aveva neanche il piano B, no? <ride> cioè, aveva, puntato tutto certo. aveva puntato tutto sull'amore e l'amore è fallace, evidentemente. L'amore è un enigma inspiegabile. Chissà perché Doug avrà lasciato Galla. Io, non, io questo veramente non lo so. Gabriele Minter non ha dubbi e dice delle cose terribili di Doug, che quello è un opportunista, che l'ha lasciata perché lei ormai era più vecchia, era malata. Dice delle cose terribili proprio che cose c'è delle, delle cose terribili, però delle cose anche fin troppo banali, noi non lo sapremo mai perché noi la versione di Doug non l'abbiamo, non la sappiamo. Forse selvaggia l'amore finisce. Forse sì, sì, poi... la, la, cioè, la ragione della fine è banalissima mm. nel 99% dei casi, a meno che non intervengano no, dei fattori esterni giganteschi. L'amore finisce per sfinimento, a un certo punto si sfilaccia, si esaurisce, eh, voglio dire, no? Poi almeno io credo: non, non ho mai individuato altre ragioni a parte quella storia. Di cui abbiamo già, già parlato. Senti, ehm, l'hai detto prima: Galla ha questo brutto vizio di attribuirsi tutte le colpe eh, della fine, ogni tanto mi fa anche un po' rabbia. Sì, Univa anche parti. a me moltissima, io mentre scrivevo proprio non la sopportavo in certi momenti. No, no, veramente volevo essere io quella voce, capisci? <ride> Solo che poi avrebbe avuto un ulteriore problema se fossi stata io la voce. Quindi una cosa eh, che si rimprovera eh, molto, tra le altre, Galla, è il fatto di eh, non aver avuto una reazione eh, di impeto genuina, spontanea, quando Doug. Con, il suo, con la sua freddezza, con questa aria gelida che sembra insomma, appartenergli, comunica a Galla che vuole la separazione. Loro sono in bagno. Lui eh, è seduto, lei è allo specchio, che si pettina, si trucca, sì, e lui la oh, si lava i denti, giusto? E Lui dice all'immagine di lei: e questo è molto bello eh, da un punto di vista narrativo, non lo dice a lei, lo dice alla sua immagine allo specchio, dice. Voglio la separazione. Ehm, Galla non, non fa quello che avrei fatto io, ovvero smontare il, lo specchio <ride> e lanciarglielo. <ride> ecco, no? Non lanciare il cubetto al dentifrice, era semplice. Ehm, ma mh, prende la cosa con apparente, diciamo così, serenità e dice: Beh, se questo è quello che vuoi. Va bene, dopodiché se ne pente amaramente e dice "Ma forse se eh, avessi reagito in una maniera diversa sarebbe stato meglio, ne avremmo parlato, eccetera". Tu pensi davvero che eh, quando eh, il come eh, ci si lascia, le modalità di un abbandono facciano la differenza, cioè servano eventualmente a elaborare meglio eh, il lutto e per Galla sarebbe cambiato poi effettivamente qualcosa? Beh, sai, io penso sì che Galla ha quella reazione, cioè loro sono in bagno, lui le dice, cosa ne pensi ci se ci separiamo? E lei risponde, penso che se è quello che vuoi, lo devi fare, perché lei è, se è sempre stata così con Doug, materna, accudente, e quindi dice, se è quello che vuoi veramente, lo devi fare. Poi è lei a pagare le conseguenze di tutto questo, perché gli rende le cose facili. No? E lui sì, in quel eh. momento se ne va, non si parla, non le dà spiegazioni e lei rimane da sola completamente sola a elaborare quella fine. Non sa perché è successo, non sa perché lui la lascia, non, non, non se lo aspettava, pensava che non sarebbe mai successo perché lui era uno di quegli uomini rigorosi che le diceva: Io non ti lascerò mai. Quindi, eh, sì, credo che il come conti. Sì, sì, galla, a Galla faccio vivere questo, questa, questa fine eh, un po' autolesionista, perché lei in quel momento no, dice vuol fare se è quello che vuoi lo penso che lo devi fare ma poi rimane completamente sola mentre se si fosse arrabbiata l'avesse 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 costretto a spiegare gli avesse detto no, non se ne parla neanche tu di qui non te ne vai io non me ne vado cioè, almeno lui avrebbe fatto un po' più fatica no? invece lei ha reso le cose facilissime per il marito e più difficili per lei e questa è una eh, insomma, è un'accezione un po' autolesionista, credo almeno io devono galla... essere accompagnati. Una... Me la sono immaginata così me la no, sono non immaginata so. così. Non so, è che, che penso che essere accompagnati più uh, dolcemente, diciamo così, mm. in una separazione possa essere anche più straziante per certi, mm. certi versi. Eh, eh, sì, ma in questo caso è straziante per Galla, perché lui un po'. Se ne approfitta, insomma, lui ha deciso. Lui è un uomo molto razionale, quindi secondo me lui decide di non amare più Galla. Fa i suoi calcoli, no? Dare, avere. So. Ma poi sai, anche lì noi non sappiamo veramente cosa succede dentro Gad. Dentro Dag, si smette di amare, uno smette di amare, non ce la fa più, non ne può più, non è più innamorato. Allora, sai, dipende da com'è il vincolo. Perché ci sono persone che, per le quali il matrimonio è un vincolo tale che non si mette in dubbio, non sei più innamorato, non importa, hai fatto questa scelta, ci stai dentro, ci sono persone così, ci sono altre persone che invece non ce la fanno, non sentono più quel trasporto, quel bisogno e la necessità e l'impegno per fare quel lavoro, perché come sai è un lavoro, no? Stare Beh, in... Semplicemente ce la fanno finché non hanno uno stimolo esterno e si innamorano di un altro. Cioè, il eh sì, però in quel caso non si capisce se Doug la lascia, perché allora Doug immediatamente si mette con un'altra, con una che lavora nel suo studio, che ha dieci anni meno di lei, una tipa pratica, carina. Però non capiamo se è per lei che lascia Galla o semplicemente perché si è stufato di Galla. Insomma io da quello che si capisce dalla storia immagino che Galla sia una persona anche un po' pesante. Sì, indubbiamente. Sì e, quindi, sì, sì, e quindi forse Doug si stufa di avere a che fare con questa donna così impegnativa. In fondo i propri dolori bisogna risolverseli da soli, e come scopriremo nel corso del romanzo, Galla si deve ancora confrontare con un po' di problemi suoi. Però anche tu adesso stai dando un po' la colpa a Galla e questo non è bello, non è il scopo <ride> di questo incontro oggi. Hai sì, <ride> ragione. detesto DAG, <ride> e quindi questo non è il luogo in cui attribuiamo colpe eh, fuori da DAG. Mi dispiace per quanto voglio dire, ogni tanto Galla sia pesante, ma non se lo meritava. Eh, non se lo meritava, tra l'altro, in quel momento, perché era un momento per lei, era stato un momento sì. per lei di sofferenza, quindi forse ci vuole anche un po' di buon gusto. Eh, senti Daria, che genere. Si hanno avuto gli altri personaggi? Perché abbiamo capito eh, come nasce il tuo incontro, diciamo così, con Gabriele, ma come nasce quello con Nicola, con, con Bianca, per esempio. Allora, io volevo che mh, affrontare questo tema del dolore dell'abbandono, dell'amore e del dolore per l'amore. Eh, da diversi punti di vista, quindi non mi bastava l'esperienza di Galla, volevo che ci fossero degli altri personaggi e li volevo completamente diversi da lei. Quindi Bianca, che ha 17 anni, e il suo disagio lo esprime non andando più a scuola. Lei proprio arriva la mattina sulla porta di casa, non riesce a uscire, non riesce ad andare a scuola. Che è una cosa, tra l'altro, che capita ai ragazzi, eh. ne ho sentiti diversi che hanno... ai miei tempi non succedeva, non riesco ad andare a scuola. Oggi ne ho sentiti tanti di ragazzi con questo problema, eh, no. No. non riescono ad andare a scuola. Quindi ecco, Bianca ha questo problema e Bianca è stata lasciata dalla sua ragazza, però insomma presto capiamo che ha anche un problema con i genitori che si sono separati, è una separazione dei genitori, insomma un po' confusa. Invece Nicola, che è un uomo tra i 35 e i 40 anni e ha questa... Io la chiamo nevrosi, che lo spinge a sedurre quante più donne possibili, sì. a queste tecniche ossessive con le quali se le porta a letto, però poi non più di tre volte, poi le deve lasciare, ne sente tre alla volta. Tutta questa agitazione di Nicola mi sembra un modo per sfuggire a un, anche lui a un grande dolore, che anche per lui è quello dell'abbandono, perché anche lui è stato lasciato da Rosa. La sì. sua confessione è il famoso assordimento ecco volevo dei personaggi completamente diversi e anche proprio di ambienti, di mondi, di età perché poi invece loro si conoscono e dato che tutti e tre parleranno in prima persona vediamo ah, tutti i personaggi con gli occhi Dell'altro, quindi non abbiamo una sola interpretazione eh. di Galla o di Bianco e di Nicola, ma li vediamo anche con gli occhi degli altri. Quindi mi piaceva avere questo teatro dove tutti venivano rappresentati con almeno due o tre punti di vista. Senti, eh, Daria, la, la, a un certo punto eh, l'abbiamo detto, l'abbiamo anticipato, anzi, a un certo punto, fin da subito eh, Galla va dalla, dalla psicologa. In un certo senso sembra quasi che più che farle bene parlare con Anna Delfante, eh, le faccia bene vedere il mondo che si muove nell'anticamera intorno a, alla stanza in cui Anna Delfante poi riceve i suoi, i suoi clienti, no? Ecco, quanto fa bene eh, a galla e eh, in generale, secondo te, confrontarsi eh, col dolore degli altri quando c'è un, un lutto, insomma, un, un abbandono, un momento di grande dolore eh, sentimentale? Sai, Selvaggia, credo che la cosa più angosciante in tutti i dolori sia la solitudine, quindi. Quanto più si riescono a condividere, quanto più si riesce a, a stare con gli altri e a capire che le cose che ci fanno soffrire non fanno soffrire solo noi, ma fanno soffrire anche gli altri. E, e insomma, quanto più questi dolori... Tu all'inizio di questa chiacchierata hai detto, insomma, l'unico rimedio alla fine è il tempo. Io penso anche che tu abbia ragione, però come si sta durante questo tempo? Allora, durante questo tempo, se si condividono... Uh, il, i percorsi le ondate perché poi il dolore è una cosa che va ondate no? Sì, e, sì. E che va ondate e che anche ti, ti dilania perché ci sono sempre tante voci torno alle voci dentro di te che ti dicono hai sbagliato per questo no ma era per quello ah no adesso ho capito no ma era per quell'altro quando una persona soffre così come quando in fondo una persona è felice e ama è abitata da, da tante voci ed è particolarmente fragile è particolarmente dolorosa, io... trasparente certo, certo. questa cosa delle ondate quando ho letto dici, verso la fine mi sembra del romanzo se non ricordo male Galla dice che l'amore va un po' meglio e che il dolore va a ondate eh, mi ha proprio ricordato quel periodo lì della sofferenza amorosa e di quanto siano una fregatura queste ondate eh, perché ci sono dei momenti in cui tu credi di averla superata, e, e tu dici: bah, oggi va tutto meglio, oggi non mi manca. Oggi ho pensato a lui un quarto d'ora, oggi sono riuscita a fare delle cose bellissime. Sono riuscita a vedere, c'è cioè, perfino uno che forse mi piace. Ci esci, magari. Eh? Poi ti svegli la mattina dopo e stai di merda come se tutto quello che era successo il giorno prima non valesse più assolutamente nulla e sei di nuovo da capo. Ecco l'ondata, il concetto dell'ondata è più o meno questo ed è una fregatura incredibile perché vivi dei momenti illusori di felicità finta di plastica che poi dopo scopri essere appunto illusori. E quindi ecco io non condivido tanto questo, questa cosa della necessità. Di dover uh, condividere io finché ho sentito quell'urgenza di condividere, cioè di parlarne, mm. di confrontarmi, cioè, cioè la verità è che stavo cercando non tanto di raccontarlo agli altri, ma di raccontarlo a me stessa, no? quindi davo lezioni, eh, spiegazioni. Giusti... Cioè, il momento in cui io davvero mi sono liberata di questo fardello è quello in cui sono riuscita a stare da sola quello che fa eh, Galla, sì. guardare la pianta. E in effetti vedi loro poi non parlano mai delle loro, se ci fai caso, Bianca e Nicola e Galla non parlano mai del loro dolore, parlano di tutt'altro, fanno delle cose insieme, questo Beh, certo. sì, perché certo. succederà che Galla e Bianca, Galla fa il volontariato in carcere, coinvolgerà Bianca, faranno questa cosa insieme, però non parleranno mai dei loro dolori, quindi su questo sono d'accordo con te. Però fare delle cose, fare con le cose con gli altri, ma secondo me può essere d'aiuto. Poi eh, credo anch'io che sia un, sempre una questione di tempo e delle maledette ondate. Sì. Io mi ricordo, se avevo il tavolino, eh, il, il mio, la mia psicologa a quel punto è diventata, sono diventati i fiori di Bach. Io volevo, cioè non volevo buttarmi dal balcone, ma secondo me ho provato a uccidermi con i fiori di Bach. Però non ha funzionato. <ride> tutte queste boccette cercavo di creare un cocktail fatale ma non mi è riuscito perché leggevo queste, queste spiegazioni sai che ogni febbraio è più remedi, certo. eh, sì quello era tutto eh no troppo facile, ah, troppo era, facile. Mix, era un mix già pronto già preparavo volevo il mix fatale capisci <ride> Quindi, cercavo di mescolare tutto ma cavoli, niente neanche quello comunque era un po' il mio balcone io speravo di farlo certo. così ma non niente, sono stata una pavida anche, anche in quel caso e, e galla a un certo galla va in carcere, va in carcere la, la, fa, la fa stare bene andare, andare in carcere lei è volontaria eh, canta in un coro e dice una cosa molto, molto precisa lei dice ehm, che lei va in carcere perché lì ci sono persone che non si amano e forse è, quello che, è per quello che lei sta bene lì dentro. Ora, eh, il carcere, Daria, ci pensavo proprio forse ieri o l'altro ieri, perché sono andata in una trasmissione in cui c'era un servizio sulle RSA, no? Su questi mm. luoghi in cui sostanzialmente gli anziani rimangono per un lungo tempo, alcuni purtroppo anche fino alla propria morte, sono quei non luoghi. Nelle città, so, quei luoghi che esistono in realtà, ci sono e magari ce l'hai davanti agli occhi, ma non ti accorgi che esistano. Davanti a casa mia, per esempio, c'è questa, questa enorme RSA, che è una specie di città, perché ci sono dentro 3.000 mm. persone, che si chiama Palazzolo. e Finché non è scoppiata l'epidemia, io non mi sono accorta della sua esistenza, cioè mm. non sapevo che fosse una RSA non mi sono mai domandata cosa fosse in fondo non ho mai avuto a che fare con quella costruzione per cui dicevo boh sarà un istituto una... ecco il carcere è un po questo no? tu ehm, lo vedi magari nel cuore della città ma non ti chiedi mai cosa succede là dentro chi ci sia cioè lo ignori ci passi davanti e lo, lo ignori secondo te eh, Galla eh, va in, in questo luogo in cui si sente meglio perché in fondo è un po' come, come il detenuto che, che aspetta un, un tempo migliore, un tempo in cui riuscirà a stare meglio nel, nel mondo fuori, a stare bene nel mondo fuori. Perché lei sta bene lì? Allora, Galla in carcere si sente protetta, che è un sentimento che è facile provare nei luoghi piccoli, con delle regole precise e, e un'identità forte. Ci si sente protetti in un'isola, ci si sente protetti in, un in una comunità molto precisa. Paradossalmente, ci si sente protetti anche in carcere e soprattutto quelli che vengono da fuori, gli educatori, i volontari e quindi poi la, la sera escono. Però, quando entrano in quel mondo che è un mondo completamente diverso da quello di fuori, tu entri, lasci il telefonino in portineria, chiuso dentro un armadietto a chiave, e quindi lì poi entri in questo mondo con, che ha queste regole sue, dove le persone sono private della libertà, sono private di tutto, e però eh, cercano di fare delle attività, magari fanno un giornale, fanno il coro. Eh, è come, come hai detto tu, un non luogo. Paradossalmente, facciamo proprio un salto, l'aeroporto, il treno, cioè i non luoghi, che sono luoghi dove non, non, la vita è, è in pausa, è tra parentesi, sono luoghi riposanti in un qualche modo, no? perché tu dici adesso sono qua, non posso fare niente, finché sto qui non può succedermi niente, quindi in qualche modo. Mi riposo. In carcere poi c'è anche un'altra cosa che è la solidarietà. Cioè ci sono tante cose in carcere. Parlo di chi viene da fuori. Eh? Adesso cioè. non sto assolutamente parlando del tema problemi dei detenuti che oh, sono torri. enormi, che sono enormi, che sono giganteschi, che sono terribili. Tutto questo adesso lo mettiamo da parte. Parliamo dei volontari, ad esempio. Galla va per caso, un suo vicino di casa le ha detto, ma vieni a cantare in questo coro, servono le voci femminili. Lei va. E si sente protetta perché si sente in questo luogo chiuso dove è impossibile che succeda qualcosa e le persone hanno. Allora, si rende anche conto di com'è fortunata. Questo lo dirà Bianca. Sì, per Bianca che proprio no, nella sua giovinezza dice le cose proprio così, in maniera sì. eh, esplicita: dice, beh, ma ti rendi conto di che fortuna hai avuto? Perché tutti quelli che sono in carcere vengono da famiglie. Il 90% di quelli che sono in carcere vengono da famiglie dove, so dove erano dei delinquenti, dei ladri, tossicodipendenti, violenti. Quindi già entri lì e ti rendi conto di che fortuna hai avuto tu che invece sei nato da un'altra parte, no? E quindi questa fortuna ti dà un'allegria, ti dà un po' un senso di: ehi, eh, rendiamoci un po' conto che non è che la vita sia uguale per tutti. È chiaro, Ma... è, è E quindi chiaro. quella è una condizione di possibile leggerezza. In più, tutte le comunità sono. Rassicuranti dalla comunità montana. Sei mai stata in montagna in un paesino in vacanza dove non so arrivavi alla valanga allora tutti che erano solidari, cioè tutte le comunità, le comunità magari con delle regole particolari e con delle difficoltà? Sono eh, ti fanno sentire meno solo eh, e Gala in questo periodo così disastroso della sua vita, così sofferente, si sente più protetto. E poi in più, cosa che hai appena detto, lei lavora in questo reparto di detenuti tossicodipendenti, cioè che sono lì perché hanno dei de reati legati alla droga, alla tossicodipendenza. E lei in fondo sente che ha qualcosa in comune con loro, perché anche lei è dipendente dall'amore, loro erano dipendenti dalla droga. E lei fa questa riflessione, ma forse loro come me sono persone che non si volevano abbastanza bene, sono persone che, insomma, erano autolesionisti, forse anch'io sono autolesionista come loro, cioè, insomma, lei si rende conto che non tutti sono come lei e come loro, cioè anche chi si sa proteggere, chi, no, è, tra virgolette, cioè, sano, non corre il rischio di farsi del male perché o perché gliel'hanno insegnato o perché gli viene istintivamente o perché l'ha capito eh, vivendo che bisogna proteggersi ecco questa cosa Galla ancora non l'ha capita è chiaro quindi è cercare fuori di sé le, fuori da sé le soluzioni senti Daria invece passando a una cosa assolutamente frivola dai eh, una cosa che mi faceva ridere nel libro eh, è questo tormentone allora Galla ehm, è un po' un piccoglione a tratti nel senso sì, che io è, è strano lei guarda molto gli altri. Ha questo modo molto anche invadente di eh, osservare. È molto giudicante su tutto quello che riguarda il look, lo styling, eccetera. Sì, sì, si sì. lamenta della montatura degli occhiali della psicologa, sì. poi della signora in poltrona che è un quadro. Ma lei già si chiede perché quella scrive in pigiama. Mo' tu mi devi dire, che gliene frega alla, che quella ecco, scrive, però guarda, e guarda, nota anche capi, il look. Del, quadro, nel quadro, poi dici che Doug l'ha lasciata, te credo, poi alla ragazza vorrebbe aggiungere il cappello, cioè la ragazza le, eh, apprezza il look della ragazza però si lamenta perché le vorrebbe aggiungere un cappello e un paio d'occhiali, anche lì non le va bene qualcosa, ecco quindi lei lo dice, lo ammette con il pensiero, lei adora cambiare lo stile alle persone che è un sì. modo molto per, per raccontarsi, diciamo, descriversi, volevo capire: lo fai anche tu questo? No, assolutamente, guarda, io sono negata con tutto quello che ha a che fare con look, l'immagine, totalmente negata. Infatti, io mi vesto sempre nello stesso modo, l'avrai visto quando ci vediamo in radio la mattina, che ho no. i jeans e il maglione perché proprio non. Oppure, invece, quando ho delle occasioni più pubbliche, allora mi vesto di nero in una maniera molto banale. No, 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 infatti mi divertivo. Eh, solo perché, perché allora hai dato questa perché, questo... perché mi sono divertita a fare questo personaggio così diverso da me e lei, beh, sai, perché ho immaginato che lei, che aveva questo talento per il colore, la forma, il disegno, voleva fare l'illustratrice non ha fatto l'illustratrice ha fatto la modella e poi ha fatto la stylist quindi ha questa deformazione professionale quindi quando incontra qualcuno tipo la sua psicanalista dice caspita come starebbe meglio se mette... allora, mettere i pantaloni di piani la camicia di equipment poi dovrebbe cambiare la montatura degli occhiali Così, cioè è un suo talento alla fine, no? È un suo talento e, e poi sai però quando incontra Gabriele che invece ha fatto la pittrice, che è pittrice, insomma ci sono tanti modi, però dai in fondo non c'è niente di male, insomma anche la, quello della stylist è un lavoro, è un lavoro nobile. Secondo me qualunque lavoro, se lo fai bene, bene, con cura e non, e non sei un cialtrone è un lavoro nobile, veramente qualunque. E Galla, insomma, ha questa deformazione professionale di rifare il look un po' a tutti quelli che incontra. No, no, io proprio non c'entro niente. Senti, se hai, to hai tolto qualcosa da, da Galla? C'era qualcosa, un, non so, un timbro, un colore? Usiamo il termine colore, visto che è così. Sì. Appropriato, che le avevi dato e poi non ti piaceva, hai tolto, o ad altri personaggi del libro? Qualcosa che hai... Certo. Che bella domanda, fammi pensare perché ho tolto tanto, tolto tanto, ecco sì: guarda, ho tolto i genitori di Doug, perché eh, all'inizio del libro si parlava molto di più dei genitori di Doug, questi due americani che si erano conosciuti al ballo della scuola, lei era rimasta incinta a 18 anni e, e poi però erano, non erano rimasti insieme. Allora lei era una donna molto bella, lavorava in un negozio di, di, di golf, cose sportive. Il padre, che era un cristiano molto osservante, però maniaco delle moto, aveva conosciuto poi quest'altra donna maniaca delle moto vintage, Angela. Queste sono tutte cose che ho tolto perché. Ci sono già tante voci in questo romanzo mm. e non volevo aggiungerne troppe. Quindi i genitori di Doug li ho molto proprio sintetizzati, così come altri detenuti, perché alla fine, vedi, ne rimangono, mi sembra, quattro. C'è il conte, c'è Daniele, c'è Samir, c'è Tommy, però insomma ce n'erano di più, però alla fine li ho tolti perché... Va bene il, il romanzo polifonico, vanno bene tutte le voci, però bisogna anche tenere un po' la barra, perché sennò si rischia la dispersione. Quindi, sì, ho tolto un po' di comprimari. Quello. Senti, ma capita anche a te di mh, ripensare poi i libri che hai scritto negli anni a dire: Io ne ho scritti pochi, insomma, eh, a dire. Non mi piace più questa cosa, non mi riconosco più in questo passaggio, non, non, non riscriverei mai più questo libro, ti succede? Oppure li ami tutti con continuità e fedeltà assoluta? Allora, guarda, li amo tutti, li amo tutti, sono consapevole che il secondo, ovvero un karma pesante, mm -hmm. è dal punto di vista letterario il più ingenuo. Ciononostante, mm. è un romanzo che ha una vitalità molto forte. Infatti, è molto amato dai giovani un karma pesante. Io eh, so che è un romanzo meno lavorato degli anni perché? perché meno lavorato? Perché Ma Perché era il secondo, sai che le, come le seconde puntate la seconda è sempre la cosa più difficile perché comunque vieni dalla prima dove l'hai lavorato moltissimo e magari è andata molto bene o comunque. Il secondo non lo so perché, ma il secondo è sempre più difficile perché o fai le cose troppo in fretta o le fai quindi in realtà, poi io in realtà voglio, gli voglio bene anche a un karma pesante, lo accetto e vedo che ha una freschezza perché vedi, poi nell'errore, nell'imperfezione c'è una grande vitalità, eh. Quindi. Comunque. Io so che dal punto di vista letterario è il romanzo eh, meno lavorato, però so anche che ha una sua potenza. E, e per il resto no, li amo tutti. Ecco, so dell'amore che ti meriti che ha un titolo sbagliato. Non è che sia sbagliato, ma non è il suo titolo. Il suo titolo era un altro, che è sempre stato il mio titolo di lavoro, che era davvero cari. Davvero cari mm -hmm. è il titolo della poesia di Bassani che a un certo ah, punto eh. compare nel romanzo e rivela mille cose di questo romanzo. E perché poi è cambiato questo? Perché incontrai una persona i Mondadori molto prestigiosa che mi disse: Ma insomma, davvero cari cosa vuol dire? Non vuol dire niente. E io non è colpa di questa persona assolutamente, ma io fui insicura. E quindi alla fine trovai questo titolo, L'amore che ti meriti, che anche se ha che molto a che fare con la storia, però non è il suo titolo. Il titolo non di non ti vincerà mai... È, mai è, è davvero, davvero cari alla fine. Senti, Cesare Cremonini ha detto una cosa eh, presentando il suo libro a Luca De Gennaro, che è questa. Te la, te la leggo, Daria. Eh. Faccio, sì. canzoni, faccio canzoni solo quando trovo un punto di incontro, con vite devastate, vissute fino in fondo, con gli uomini e le donne che hanno già amato, sofferto e dato, anche se le mie canzoni restano sospese in un sentimento leggero che tende alla gioia è proprio in quelle vite che trovo l'interlocutore ideale nel punto di contatto in cui siamo fragili è lì che finiamo per somigliarci tutti. Che bello. È, così, è così secondo te? Cioè, sì, alla fine, sì, più nella fragilità che nella felicità? Sì, 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 mentre leggevi pensavo che bello. Poi mi è venuta in mente questa sua ultima canzone, Ciao, che è bellissima e che è molto gioiosa. Però, sai, la leggerezza è bella. Allora, io credo che anche oggi faccia azzurro se è un libro leggero, alla fine, sì. luminoso, che si legge con gusto, con divertimento. Però dietro... C'è molto, ah, tanto, eh, molto. Eh. la leggerezza è una conquista. La leggerezza è una conquista, ci vuole tanto, tanto, tanto lavoro anche di scrittura, no? Quindi proprio, proprio il lavoro da sedia da scrivania, otto ore al giorno alla scrivania. Tanto lavoro per arrivare, tanta vita, tanto lavoro per arrivare alla leggerezza, la leggerezza calviniana, è, è, insomma, è. È il, il miraggio di tutti gli scrittori, però credo davvero che sia una conquista, e è bella quella cosa che mi hai letto di Cesare, perché la condivido. È ovvio che nella fragilità siamo tutti. No, siamo tutti fratelli, siamo tutti umani, siamo tutti. l'umanità esce poi in quei no? momenti. Ma nei momenti tuoi di fragilità hai questa sorta di uh, masochismo creativo per cui dici beh mi sta capitando questa cosa terribile, dura, difficile, però caspita, Probabilmente diventerà un bellissimo libro. Purtroppo sì, ce l'ho questa cosa, guarda, ce l'ha avuto chiarissimo in storia della mia ansia. Lì addirittura c'era una malattia, c'era una malattia importante e io però un po' mi fregavo le mani perché <ride> avevo un posto in prima fila, no? Avevo un posto in prima fila in una situazione di dolore, anche dolore fisico, che sai, lo racconti meglio se l'hai vissuto, no? Questa allora, il dolore fisico che è terribile, è la cosa peggiore che ci sia, perché è una tortura, però secondo me non è peggio di quello di cui parlavamo all'inizio, cioè quello per, 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 per dell'amore dell negato, del rifiuto, dell'abbandono, che quello è il dolore peggiore che ci sia. Quindi ecco. Sai che ci può essere una cura eventualmente, o che comunque qualcuno dall'esterno può intervenire e darti una mano, ecco, quello, quello fa molto la, la differenza. Infatti, infatti. infatti. Quindi sì, c'è questa cosa di... Io l'ho scritto nel, nella letta della, della storia della mia ansia, che eh, non, nessuno è più contento di un ansioso, di un depresso, di uno scrittore, se gli succede qualcosa di grosso. L'ansioso perché quando gli succede la roba grossa dice: Vabbè, ormai è successa, mi posso rilassare. Il depresso perché si risveglia e lo scrittore perché ha una gran sto storia da raccontare. Io che sono tutte tre le cose perché sono un po' ansiosa, un po' depressa e un po' faccio la scrittrice, se mi succede una roba pesante. Mi frego anche le mani, però sai, questo è bello da raccontare, da vivere, meno. No, Certo, certo, e poi, insomma, nei periodi in cui non ti succede niente, ti spaventi e dici, oddio, adesso dove trovo il eh certo, dove il... Trovo... trovo il momento? Eh, L'ispirazione, il... <ride> un po' ce le tiriamo, forse. Un po' ce le tiriamo, sì. no, Sei però... selvaggio. proprio recentemente mi è successa una cosa disastrosa che, però, riguarda la mia, la mia famiglia, diciamo così. E mentre mi succedeva, eh, insomma, eh, mi, la prima cosa che ho detto a Lorenzo a cui la raccontavo, dicevo, vabbè, dai, sarà il prossimo libro. E mi facevo, dicevo, <ride> sarà il prossimo libro. Era l'unica consolazione. è l'unica consolazione. Sì, è sì. è Senti, ora eh, faccio una domanda seria e la alterno a, ad una minchiata. Eh, Galla, per riempire il vuoto dentro di sé, mettiamola così, sul semplice, mm -hmm. eh, oltre a guardare appunto questa, questa famosa pianta eh, mangia compulsivamente dello yogurt io credo che questo racconti molto di te e del tuo concetto di trasgressione alimentare dai, dai. Oh, dai. no 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 depressa e un po' malata che riusciva a mangiare solo yogurt e frutta cioè io ecco mangiare solo lo yogurt con la frutta e il miele lo associo a quei periodi sai in cui bisogna disintossicarsi ma lo senti dentro che non riesce a mangiare nient'altro l'unica cosa che riesce a mangiare è lo yogurt con la frutta io lo associo a una a una situazione in cui ehm c'è sicuramente un dolore o, o un bisogno di appunto di disintossicarsi? No, non ha niente a che fare con il me. Semolino, il semolino, quando stai male, questo E tu brava, il semolino, quando stai male. La minestrina, il, il semolino, no, no, io sono golosissima. Va bene, no, io invece l'avevo vista. Non quando... vedo l'ora che tu, e Lorenzo, mi invitiate a cena quando <ride> questo maledetto COVID se ne andrà. Io sono vedrai, già per portare la forchetta al tovagliolo appesa al collo vedrai come è, com è accudente anche con gli ospiti, come, come ti servirà. Senti, Daria, eh, diciamo prima che è un libro che parla molto di colori, eh, ne ho parlato poco perché so che in una presentazione, in una delle tante che hai fatto, eh, è stata un po' più centrale, è stato più, più centrale come te, eh, però per te eh, pensavo a no, questa cosa di come i colori e il rapporto che abbiamo con i colori... Cambi durante, durante la vita? Eh, nel senso che eh, alla fine cambiamo anche gusti in fatto di colori, ci sono dei colori che detestavamo anni fa o in adolescenza, che ora invece adoriamo, eccetera. Tu, come pensi che cambi il nostro rapporto con i colori? In base a che cosa? Ai nostri cambiamenti emotivi, a una nostra evoluzione? Eh, secondo te? E? La gusti ne ha scritto tantissimo nello spirituale? Nel, nel dell'arte ma anche nel Cavaliere Azzurro ha scritto proprio, lui è stato il primo Cose che adesso sai noi frequentiamo anche in maniera molto pop, no? Rossella Migliaccio certo. o Falcinelli che parlano armocromia e colori, quindi siamo abituati ormai a capire a pensare che i colori corrispondono a un'emozione, a una sensazione ma Cent'anni fa, 120 anni fa, fa all'inizio del 1900, nel, eh, negli ambienti intellettuali di Monaco e di Baviera, era una rivoluzione dire che il colore poteva avere a che fare col suono, poteva avere a che fare con un'emozione, era totalmente rivoluzionario. Ah, cioè. No, ma penso che sia senz'altro così che i colori non ci parlano il tuo rapporto con i colori il mio tanto sai io nell'ultimo paio d'anni non tanto ma nell'ultimo paio d'anni ad esempio ho cominciato a vestirmi colorata mi sono sempre vestita negli oh, ultimi due anni sì, mi sono sempre vestita molto di nero di blu eh, e invece negli ultimi nell'ultimo paio d'anni mi piace moltissimo mescolare i colori vedi l'arancione il rosso il giallo l'azzurro perché Beh, sì, ma i colori sono una grande opportunità, no? È bello anche proprio mescolare, c'è cioè, il bello del colore, secondo me, è mescolarlo anche nella maniera più imprevedibile. Eh, una cosa che io non ho mai fatto in vita mia, anche perché ti dicevo prima, a proposito della domanda che hai fatto sulla stylist. Io mi sono sempre sentita una donna che non si sapeva vestire, con dei gusti abbastanza banali, abbastanza tradizionali. Col tempo, ma veramente. Pochi, pochi anni fa ho capito che bisogna anche lì ascoltarsi un po'. Cioè la mattina ti vesti e ti ascolti, di che colore ho voglia oggi di eh, che colore ho voglia di avere addosso senza chiederti sta bene, non sta bene, deve piacere a te, no? Sei tu che quel giorno hai voglia di arancione, sei tu che quel giorno sì, ti metti i pantaloni gialli col maglione arancione, allora se io sto bene, se stai bene tu, stanno bene tutti. Sì, sì Anche il mio rapporto con il colore ha molto a che fare con il mio rapporto con i giudizi. Eh, ho, ho cominciato a vestirmi del colore che mi andava. Quando ho un po' abbandonato l'idea che il giudizio fosse, fosse fondamentale, il giudizio altrui. È, in realtà, i colori, secondo me, in qualche modo suggeriscono una sicurezza in se stessi. Che, che magari prima non avevi. Io durante tutta l'adolescenza, pur non essendo assolutamente eh, un emo, come direbbero oggi, ho, ho, sono sempre stata vestita di nero, non ho mai abbandonato il nero, non esiste una mia foto non vestita di nero, credo fino ai vent'anni almeno, quindi credo che avesse a che fare con, uh, con quello. Invece Dai, io ah, ti ah, questa cosa intima, visto che siamo in questo bel clima di... Di, di sorellanza tra l'altro guarda non abbiamo citato i, 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 quelli che ci scrivono che sono tantissimi vabbè dopo lo facciamo guardiamo tutte le ma, perché io, non, io, non ve, io vedo me te ma non vedo allora, vabbè, questo Lorenzo di Bigia, che forse conosci <ride> ma poi Andrea tutto, io, ma... scusa perché tu vedi la pagina facebook e eh eh? no basta che tu vada sui commenti selvaggio. se eh tu mi vai vedi, su... io non guardo Commenti. Vedi che noi di fianco abbiamo private chat e poi comments. Se vai su comments, clicchi, tu sono tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ah, destra, ah, che bello, che è a destra! Francesca, dal fondare Le bimbe di Daria, Stefania, Nicola, il narciso adorato il libro, ma lui sta proprio sulle palle. <ride> poi poi li leggiamo ad uno ad uno. Vabbè, va bene, vabbè, li lo leggo. Li ho trovati, li ho trovati. No, ti volevo raccontare, no, vabbè, tra l'altro, vabbè. Eh, per finire sì. sul colore, per chiudere sui colori, perché questo è un libro pieno di colori a partire dal titolo, e poi ce ne sono tanti altri: c'è il giallo, c'è il rosso, c'è il bianco, c'è il rosa. Quando io avevo 18 anni, che è stato un po' un periodo bello della mia vita quando io avevo 18 anni, la, insomma, la, la seconda e la terza liceo per me sono stati anni molto belli e non è che ce ne sono state così tante mi <ride> ricordo e lì mi ricordo che mi vestivo di lilla, di verde eh, quindi li portavo i colori, diverse gradazioni di verde, diverse gradazioni di lilla e di viola e poi non l'ho mai più fatto come te e poi ho fatto 30 anni di nero o proprio esagerando di blu scuro invece vedi adesso da un paio d'anni ho riscoperto il colore Cosa vorrà dire? Guarda, oggi ci siamo vestiti tutti e due di rosso, tra l'altro. Infatti, cioè, sì. di rosso ecco, è anche quando... uno dei colori del, del romanzo. Perché, e se vuoi, chiudiamo su questa certo. nota: non c'è solo l'azzurro, c'è anche il rosso. Perché Kandinsky diceva, e, Gare, e Gabriele lo cita. Il rosso e l'azzurro insieme provocano una strana, misteriosa armonia. Difatti, non a caso la psicanalista Anna Delfante ha gli occhiali rossi e la sciarpa azzurra e lei è un personaggio misteriosamente potente con tutte le sue incertezze, poco ortodossa, sembra una pasticciona, però invece, alla fine guida tutta la storia dall'inizio alla fine, i suoi colori sono. L'azzurro è il rosso, è così. Daria le, le prime parole della, del tuo romanzo sono perso, colpa e amore. Le ultime sono salutare e azzurro. Quindi Dai, finisce può, bene quindi. la bellezza, e, e, e in qualche modo la, la resurrezione sta nel. Lasciare, lasciare andare no? le cose, forse è proprio quello, l'accettazione, il lasciare andare e poi alzare lo sguardo e guardare l'azzurro. La chiuderei così, è che è è una... così. Ecco. grazie. Faccia, Dai, è stato grazie. veramente bello sono grazie. felicissima grazie. di aver chiuso con te questo tour che è stato bellissimo e finirlo con te è stato proprio un regalo grazie anche io. e il regalo è, sta anche nel fatto che tutti i commenti sono amorevoli e affettuosi non <ride> mi è mai successo è la prima <ride> volta in 46 anni grazie Daria grazie. <ride> ciao. Ciao. ciao a tutti ciao, a tutti. ciao.